Una bivalve edule appartiene a un diverso gruppo di invertebrati, quello dei molluschi. Quasi tutti i molluschi hanno una conchiglia rigida che protegge il loro delicato corpo. Un bivalve edule, come la gran parte dei molluschi, ha due conchiglie tenute insieme da cardini. Esso ha anche un muscolo, il piede. Spingendo il piede fuori dalla conchiglia, può spingersi lungo il fondo del mare. La chiocciola è anch'essa un mollusco, ma non ha due conchiglie come un bivalve. Le chiocciole hanno una conchiglia oppure ne sono prive del tutto. Troveremo alcuni tipi di chiocciole nelle zone umide, ma per la maggior parte insieme con le specie più affini ad esse vivono in mare. Un altro tipo di mollusco che vive in mare è la seppia. La seppia ha una conchiglia, anche se non possiamo vederla qui. La conchiglia, in realtà, è all'interno del corpo. Strettamente correlata con la seppia è la piovra, che non ha affatto conchiglie. La piovra usa i suoi lunghi tentacoli per difendersi e per procurarsi il cibo. Il cervello di una piovra è fra i più sviluppati tra quelli degli animali invertebrati, e invece le altre strutture corporee non sono complicate come il cervello e il sistema nervoso. Una struttura molto più complessa è quella di un altro gruppo di animali senza spina dorsale, gli artropodi. Tutti gli artropodi, compresa l'aragosta, hanno due o più parti corporee principali e un duro rivestimento esterno chiamato esoscheletro o scheletro esterno. Un artropode, inoltre, ha numerose zampe formate da segmenti articolati fra loro. Ci sono molti tipi diversi di artropodi e siccome sono così tanti, li classifichiamo in gruppi più piccoli. Le aragoste appartengono al gruppo dei crostacei. Questo comprende anche animali come il granchio e il gambero. Molti crostacei vivono nell'acqua o vicino ad essa, mentre altri tipi di artropodi si trovano più spesso sulla terraferma. Non potreste mai pensare che un insetto ha molto in comune con un'aragosta, ma una cavalletta, come tutti gli insetti, ha le stesse caratteristiche generali che sono comuni a tutti gli artropodi. Un insetto ha un robusto esoscheletro, e questo è formato da parti congiunte fra loro. Tutti gli insetti hanno tre segmenti corporei principali e sei zampe articolate. Quando una cavalletta cresce, diventa troppo grossa per il suo esoscheletro. Allora succede che un nuovo rivestimento si sviluppa all'interno di quello vecchio. Poi il vecchio guscio si spacca e l'insetto sbuca fuori. Tutto ciò è il fenomeno della muta. All'inizio il nuovo rivestimento è ancora soffice, ma dopo parecchie ore si indurisce per dar luogo a un nuovo esoscheletro. Molti insetti passano attraverso un cambiamento più drammatico. Questo bruco è nato da un uovo deposto da una farfalla nera a coda di rondine. Durante l'estate il bruco cresce e immagazzina del cibo. Poi, quando si avvicina l'inverno, comincia un nuovo periodo. Produce un filo con cui rimane attaccato a un ramo e la sua vecchia pelle viene via. Il bruco sarà riparato dal freddo invernale grazie al suo nuovo rivestimento corporeo. Questa copertura bianca si indurirà fino a formare un guscio robusto, la crisalide. All'interno di questa, il corpo del bruco cambia. Dopo pochi mesi, la crisalide si apre e ne viene fuori una farfalla. Come la farfalla, molti insetti adulti hanno le ali, in genere due paia. Gli insetti sono gli unici animali invertebrati capaci di volare. Esistono probabilmente più di un milione di diverse specie di insetti, più del doppio di tutte le altre specie animali messe insieme. Oltre agli insetti e ai crostacei, ci sono altri animali nel gruppo degli artropodi. Questo potrebbe sembrare un bruco, ma in realtà è un altro tipo di artropode. È un millepiedi adulto. Il corpo di un millepiedi ha molte sezioni, i segmenti, e ogni segmento ha due paia di zampe. Il centopiedi è un parente stretto del millepiedi, ma ha solo un paio di zampe per ogni segmento corporeo. Fanno parte del gruppo degli artropodi anche i ragni.
A prima vista un ragno può apparire come un insetto, ma un ragno ha soltanto due parti principali nel corpo, mentre un insetto ne ha tre. Un ragno ha 8 zampe invece di 6 e, diversamente da molti insetti, non ha ali. Quindi i ragni sono molto diversi da altri tipi di artropodi e, tuttavia, tutti gli animali di questo gruppo hanno in comune le stesse caratteristiche generali. Un esoscheletro duro, due o più parti corporee principali e zampe formate da segmenti. Gli artropodi, almeno nel loro stadio adulto, sono i più complicati fra tutti gli animali senza spina dorsale. Ma anche se gli altri animali invertebrati non sono così complessi, ogni tipo di animale è ancora una parte importante nell'insieme di tutti gli organismi viventi presenti sulla Terra.